Ciao Stefania, ciao Carlo, vi so a Latina, credo con tanti altri amici, sicuramente tanti di quelli che ho incontrato quel bel pomeriggio della presentazione del libro di Carlo qualche tempo fa. È già la seconda volta che usiamo questo strumento per parlarci. Mi piacerebbe tanto stare con voi perché quello che fate e quello che sta nascendo per vostra opera e per l'impegno e la testardaggine, mi verrebbe da dire, di Stefania, è davvero molto, molto ricco di significati. E cioè, cosa sta succedendo? Sta succedendo che si allarga sempre più, in maniera sempre più intrigante e sempre più, verrebbe da dire, e che sempre più ci interroga, si allarga la possibilità, la partecipazione di tanti soggetti intorno alla questione della salute mentale, del disturbo mentale, del disagio, della vita delle persone che devono farcela e di riuscire a costruire tutte le possibilità per farcela. Stefania ha cominciato a lavorare come figlia. E un po' mancava all'appello, no? Questa figura parentale, c'erano i padri, le madri, c'erano i fratelli, le sorelle, mancavano i figli. Ma mentre venivano fuori i figli, e i figli che si interessano e che con amore, amorosamente dei loro genitori, ancorché affetti da un disturbo mentale e sicuramente con problematiche. Ma cosa dico? Problematiche, contenzioni, con durezze di rapporto, ma mentre venivano fuori, dicevo, i figli e le figlie, beh, hanno cominciato a venire fuori in maniera altrettanto esuberante e ricca di significati le persone stesse che vivono l'esperienza del disturbo mentale. Oggi le associazioni, le singole persone sono tanti anche in questo campo. Cosa dirvi? Sono passati 40 anni, almeno l'anno scorso abbiamo voluto ricordare questa data, ma ne è passato più di mezzo secolo da quando è cominciata questa storia nell'ospedale psichiatrico di Gorizia. E l'anno scorso tutti hanno festeggiato, un po' dappertutto, e tutti hanno detto evviva la 180. Io non so, devo dirvi la verità, cosa si capisce quando si festeggia. Certamente sono contento che accada. Però forse bisogna adesso approfondire di più, capire di più, impegnarsi di più. E che stiamo cercando di mettere in campo, di fare agire quelle possibilità che proprio quella legge ha fatto cominciare. La legge 180, se chiude un ciclo, come tutti hanno pensato, ma ne apre un altro, più ricco, più formidabile, più forse in salita, più difficile, più aspro, che significa cercare di restituire appieno i diritti alle persone, la possibilità di cura, ovvero la possibilità di tutte quelle buone vite che diventano possibili proprio perché c'è questo speciale modo di affrontare il disturbo mentale nel nostro paese che lo fa unico. A Latina sono stato perché c'era Carlo e c'era suo papà e abbiamo parlato del suo libro, della sua storia e poi con Stefania abbiamo parlato del suo manuale in altre circostanze, ancora lo faremo. E poi credo che alla Conferenza Nazionale per la Salute Mentale che ci sarà a Roma in giugno parleremo ancora di questo. Io credo che la nascita dell'associazione, la nascita dell'associazione che faticosamente cerca di costruire della rete, che faticosamente cerca di tessere Stefania, deve produrre ancora tanto. E io credo che tutti dobbiamo intricarci, cercare di contribuire, stabilire, intrecciarci, insomma, no? In questo ordito che le associazioni, che i familiari, che i cittadini, che le persone stesse con disturbo mentale fanno. Le possibilità in questo modo si allargano e io credo che non è vano e neanche pretestuoso
presuntuoso dire che finalmente siamo in grado di fare in modo che il disturbo mentale non domini noi tutti, ma che noi riusciamo a dominare il disturbo mentale.